intellettuale e culturale nel non aver mai tralasciato la sua lingua madre, che è il dialetto di Cutrofiano. E con Giovanni Salentino, con le specifiche cutrofinaesi, ma è Salentino. E volete avere idee degli etimi delle parole salentine? Giovanni, meglio di qualsiasi altro. E tra l'altro Giovanni con me ha questa idea che contesta il Rolfs ogni tanto e ci troviamo d'accordo, non è quella cosa che tutti dicono, ha detto il Rolfs, no, ne ha dette anche sciocchezze il Rolfs. E Giovanni lo sa spiegare bene. Perciò questa cosa per dire che stavo per dire che il reputo poi ha la stessa radice del verbo reputare latino, quindi è pensare, considerare, ed era il pianto funebre che si faceva per commemorare il defunto. Era una forma arcaica anche di liberarsi dal dolore, no? Il dolore, come lo chiamano, la doglia funebre, come la chiamano in Francia, però l'origine era quello. E quindi proprio nella tradizione greca delle prefiche e poi salentina degli Liangi Morti o repute. E sì, lui piange quella piazza che non c'è più, quella civiltà contadina, quei rapporti, quelli che erano i centri storici nostri, che erano veramente degli ipermercati e degli outlet a cielo aperto. Io quando stanco da qui, stanco. Stando da qui, ricordo questa piazza 40 anni fa, non i dinosauri al pascolo, che non me li ricordo quelli, ma 40 anni fa io rivedo Ercolino Rizzo sulla porta dell'edicola, rivedo Iduccio Giaffreda che è barbiere con la giacca portata da Milano, Bordeaux col bavero nero sulla porta di là, ricordo le botteghe, l'altro barbiere di fronte, il circolo cittadino pieno di gente. Il bar di Ntoni Camposanto sul via Giacomo Leuzzi, tutte cose che adesso sono state sostituite da portoni chiusi. Allora, questa era la più breve presentazione che potessi fare. Poi Giovanni, vedete, è una bomba, gli accendi la miccia. La miccia parte lentamente, no, quando dice che sta scarico, attaccandogli i morsetti illuminerebbe Calatone a giorno. Immagino quando non sta a scarico che cosa fa. Allora, Giovanni, che cosa ci piange il cuore di non avere più nelle nostre piazze? Buonasera a tutti, grazie a tutti, a Flavio, agli amici dell'associazione, al bel Giovanni, che tiene 82 anni e se li porta benissimo. E allora c'era bella una fiata qua a Galatone. La piazza era lo cuore al paese, sempre piena di gente da ogni lato, a tutte le ore, a ogni giorno del mese. A tempi d'oggi non è ricordato, ma se facevano andare le meglio spese. Per terra e vestie, la stretta di mano gli erano borderò per ogni cristiano, pur qua a Galatone.
perché la piazza del mio paese è il paradigma, è l'emblema di tutte le piazze dei grandi centri rurali della provincia, come Galatone, che è stato un centro di produzioni agricole straordinario, è stato un centro di cultura. Io sono innamorato del Galateo, di Antonio De Ferraris, che la cultura salentina non ha valorizzato per quello che era necessario. Ma Galatone è una città straordinaria, anche dal punto di vista delle attività, delle produzioni. E proprio all'angolo, alla piazza delle Coppole, a disparti, aggiunca a una bella montagnata, lo furese veniva da tutte parti, sicuro che arruava la giornata, che sapia della terra tutte l'arti, la 1000 lire gli era assicurata, e così la famiglia mantenia senza muschicia, per nulla fatia. Sapia cu pompa, cu spronza e spuggina, cu munda le vulie, cu fazzalare, cu tappara, cu surchia e cu scatina. E quando giuicedda sia di vindimare, scia con le femmine a prima mattina e cofane si cava a cariciare. E azzare nocchio pure alle panare, canuda a chiui temenzo si a portare. Me li ricordo, domani del zaro. Flavio, c'è chiede lo zaro in dialetto salentino? Da seccato a Dio c'è Flavio. No. Aspetta, mi infilo l'icchiali, no? Hanno state vicino. Flavio, arredo si può dormire, modo interrogativo. Flavio, c'è chiede lo zaro in dialetto salentino, cos'è? Me li ricordo, domani del zaro, di acciaio, come te. Un uomo d'acciaio, veniti qua a Galatone. La zaratura era la pratica di acciaiare i fili degli strumenti di lavoro dei contadini e dei cavamonti. Come diciamo noi a Galatone? No, la zaratura. La zaratura. C'era quel nomescio che faceva le zappe. Di costa la pizzeria gigante, e quindi faceva la zaratura di le zappe. E rinnovava il taglio praticamente. Ma poi si acciaiavano i tagli portando in incandescenza calor bianco il ferro, e poi immergendolo immediatamente nell'acqua fredda, e quindi poi si batteva, perdeva le scorie e diventava acciaio. E quindi me li ricordo, domani Tezzaro, con le canisce ancora un culumate, sul muschio un stozzo de cuggiaro, e de mustu le spagge singhiciate, un cuggiusi e lurdi che non ne ha riparo, guanche giunche e scianucchie runchiate, arrivavano alla cascia stenti, con occhi de fore e lingua tra i denti. Non è che io soltanto giornalieri, i pescialuri redo le banchine, Castallivicio sia che era ieri, gridando a tutti e facendo muine, che lo sapiano è buono lo mestieri, stando terrei tra le cascette chine, te ope e culei, te sarde e spicaluri, te li domarinosci, li signori. Ci fermiamo? Facciamo suonare qualcosa? Prima di suonare volevo prima che lo sentiste e poi farvi sentire che cos'è l'ottava rima. L'ottava rima è quella con cui ha declinato tutto questo poema. È veramente un poema sotto tutti i punti di vista, non solo come composizione, ma proprio perché è un poema. E l'ottava rima è quella che è A, B, A, B, A, B, C, C. È la metrica dell'ottava rima, che ha delle origini molto classiche. Boccaccio,
tasso Ariosto. E addirittura pensavano che l'avesse proprio inventata Boccaccio, però Tasso e Ariosto sono quelli che l'hanno portata poi con i loro poemi alla maggiore diffusione. Ma non è solamente quello, e questo ci tenevo a dirlo, non è solamente una cosa classica. L'ottava rima si usa ancora nella zona dell'Appennino tosco-emiliano, sia dalla parte toscana sia dalla parte emiliana, per quelli che sono i contrasti, che sono botte e risposte in ottava rima, che si fanno nelle osterie, quindi è la cosa più popolare, la forma poetica più popolare al mondo. Esiste, e voi se volete ve lo cercate su YouTube o non so dove, una disputa in ottava rima tra Roberto Benigni e Francesco Guccini, perché sia Guccini dal lato Modena, sia Benigni dal lato Prato, hanno preso questa abitudine di fare le dispute, cioè prima dei rapper che ora fanno uno che risponde all'altro e fanno sti duelli a base di rap, di rima rap, queste cose si sono sempre fatte popolarmente in alcune zone. Un'altra zona dove si fa una cosa del genere è in Sicilia, anche se l'ottava siciliana non ha il CC alla fine, ma c'ha rima baciata tutta intera. Stammi porto buono, professor? Sì, sì. Quindi questa forma poetica dell'ottava rima ha queste radici popolari. Io ho sentito in Garfagnana, in un'osteria, due persone che litigavano in ottava rima, bestemmiandosi gli avi, però questa era la forma proprio più diffusa in quell'ambito. E quindi è una cosa sia popolare sia colta, e lui fa una versione colta di una cosa popolare, e l'altra cosa popolare la fanno gli amici musicanti. Grazie Pinuccio. Non so se fuori mi sentite? Si sente? Allora, a proposito di Sicilia, allora noi amiamo definirci col professore, ormai forse è da almeno 4 anni che diciamo affrontiamo questa missione laica di girare insieme al professore ormai quasi tutti i paesi della provincia. Amiamo definirci la compagnia di giro, diciamo, anche per un po' per autoironia, anche che non guasta mai in un mondo in cui diciamo tutti sotto di meglio e nessuno ormai utilizza l'autoironia, e quindi per noi è solo un piacere, diciamo, inseguire il professore nelle sue scorribande. Visto che Pinuccio, noi avevamo pensato di fare un'altra canzone, la facciamo dopo, visto che Pinuccio ha fatto il riferimento alla Sicilia, ci piacerebbe a questo punto fare una canzone, cantare una canzone siciliana. È una canzone che Domenico Modugno, che è stato, diciamo, un grande cantore, forse uno dei più grandi cantori d'Italia, che ha utilizzato molto il dialetto anche nelle sue uscite musicali, ogni tanto, ma questo era costume, diciamo, in quegli anni, faceva qualche furbata, fra virgolette, prendeva vecchi testi scritti su vecchi libri della tradizione siciliana, ma anche salentina, e se li intestava alla SIAE. E fu il destino di questa canzone che Domenico Modugno negli anni 70 portò al successo col nome di Malarazza, che altro non è che un testo popolare della fine del Settecento siciliano. E ci piace farlo perché ci piace evidenziare le affinità che ci sono fra i nostri dialetti, fra il dialetto salentino, il dialetto calabrese e il dialetto siciliano. E lo facciamo nella versione originale, diciamo, non in quella italianizzata di
di Domenico Modugno. In pratica è un servo che si rivolge a Gesù Cristo in croce e gli chiede consiglio su come comportarsi con il padrone che lo sfrutta. E poi Gesù gli dà una risposta che non è proprio la risposta che ascoltiamo nelle chiese, è una risposta un po' diversa. Solo che poi questa risposta alla Chiesa non piacque, per cui questo libro non usciva in virtù di questa risposta di Gesù al servo, tant'è vero che il suo autore dovette aggiungere un'altra risposta, una risposta che fosse più evangelica, ecumenica, affinché questo libro potesse uscire. Un servo tempo fa di questa piazza così pregava a Cristo e ci dicia: Signore, un padrone mi strapazza, mi tratta come un canibilla via, tutto si picchia con la somanazza, la vita dice che manco è la mia. Se io mi lagno più, peggio m'amminazza, chi fiarria mi castiglia a prigionia. Un Dio mo ti praio che sta mala razza, distruggimi la tu, Cristo per mia, distruggimi la tu, Cristo per mia, distruggimi la tu, Cristo per mia. E Cristo ci risposi dalla croce: e tu forse chi hai cionchi li brazza, oppure l'hai inchiovati, mamma mia. Tu vuoli la giustizia se la fazza, non speri caudo la fazza per via. Se tu sei uomo e non sei testa pazza, metti a profitto sta sentenza mia. Io sarei sopra sta cruciazza, se avessi fatto quanto dico a te. Ma alla Chiesa sta risposta non ci piaciò, e così la cangiavo. E tu vuol discordarti, o testa pazza, chi tu che hai scritto in te la legge mia? Sempre in guerra sarà l'umana razza, se quello fisi lo fisi castia, a quello fenni lo passa e l'abbrazza, e il paradiso si dirà con mia. Minchiovaro le trenta sta crucianza, e cielo e terra dispari pudia. Ma a noi ci piace con la cantiamo a cussine. E tu forse chi hai cionchi di brazza, oppure l'hai inchiovati, mamma mia. Non stori la giustizia se la fazza, non speri caudo la fazza per dia. Se tu sei uomo e non sei testa pazza, metti a profitto sta sentenza mia. Io saria sopra sta cruciazza, s'avessi fatto quanto di guattia. Un Dio mo ti praio che sta mala razza, distruggimi la tu, Cristo per mia, distruggimi la tu, Cristo per mia, distruggimi la tu, Cristo per mia. Io non sarei sopra sta cruciazza, se avessi fatto quanto dico a te. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiando un bastone e tira fuori le renti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiando un bastone e tira fuori le renti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiando un bastone e tira fuori le renti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiando un bastone e tira fuori le renti. Grazie. Consiglio che varrebbe la pena di seguire sempre, tirare fuori i denti. Ma adesso glieli facciamo tirare a Giovanni. E Galatone era con i feudatari
genovesi diventò un polo di produzione di olio. Avevamo un'infinità di frantoi, ipogei e non ipogei. Qua sai Giovanni, c'è di quelle cose che vanno sempre insieme. Salento è fatto di stereotipi. Dici frantoio, ipogeo, subito. O è o non è. Però se non lo dici, i cristiani rimangono fiacchi, no? Questa è la storia del testamento di Berlusconi. Testamento olografo, sì, era olografo, quello che hanno pubblicato era battuto a macchina, ma all'origine era olografo. Però tutti dovevano dire che il testamento era olografo, è la stessa cosa con frattoi, ipogeo. Sì, c'erano, non c'erano, alcuni sì, alcuni no. E a Calabria ce n'era, ne abbiamo conservati, qualcuno è finito sottoterra, qualcun altro viene riutilizzato, qualcun altro è di proprietà comunale, uno non ipogeo è stato riportato e viene usato anche per i matrimoni, però chi abitava e chi lavorava nei frantoi? Ce lo facciamo dire da Giovanni. Vedevo un appunto che mi incuriosiva. Sì, perché nei centri storici nostri esistevano delle figure particolari. Io non so. Qui a Galatone il folletto Sciacuti, ma perché Sciacuti? Perché? Voglio vedere se lo sai, signor architetto. Sciacuti perché Galatone era greca. Chiaro? Schia in greco significa ombra, fantasma. In tutta l'area greca. E io voglio qui esaltare la grecità di Galatone, perché noi quando andiamo con questo libro in giro in tutta la provincia e anche fuori provincia, vogliamo parlare delle due lingue del Salento, anche se il greco purtroppo non siamo riusciti a salvarlo. E il concetto di grecità va totalmente rivisto. La grecità di Galatone, di Aradeo, di San Nicola, di Nardò, ce lo insegna Antonio De Ferraris. Siamo greci, la mia famiglia è di sacerdoti greci, dotti nelle lettere latine e greche, e il ginnasio di Nardò contendeva a San Nicola di Casole il primato nell'insegnamento delle lettere latine e greche. Stiamo parlando di storie vive, profonde. Probabilmente la grecità occidentale dell'arco gallipolitano era addirittura più profonda e più ricca della grecità residua orientale, ma sono cose che potrebbero portarci molto lontano. Sciacuti, parola greca, questo folletto disgraziato si chiama in mille modi in tutta la provincia, esistono delle mappe, Uru, Carcaluru, Monaco, Monaceddu, Lauro, Laureddu, qui Sciacuti perché siamo greci. Antonio De Ferraris, orgoglioso di essere greco, siamo alla fine del 400. Lo Sciacuti, qua a Galatone, ste scritto le facia. Mi state qua reto qua, quando de notte alle case infilava, nudo cristiano, quello vice rescia, ma tutti curto esperto lo contavane, cale ricche, pizzute le tenia, lo coppolino russo lo portava, e geranivro e poichino de pilo, catiero distinguivi, picca e filo. E du capuccio era una chiatura, caseno qualche fessa sapia a gisca,
e profittando della notte scura faciate sulla capo un sparisca, lo sciacurdi cangiava de natura e lo fessa facia con se ricchisca, ma du capuccio sesto non tenia civica, lo zicchi e de capo sparia e lo scazza murrieddu ogni sera altro nome di questo folletto dispettoso tra sia e sia dintre li pariti con maciarie tenama l'ombra vera, i cavaggi tenia per preferiti infiettandoli alla cuta e alla crinera, dopo che con la striglia li ambelliti cuffiette stritte cano se sbrugliavane ca cufforfiche loro le tagliavane. La notte le caruse le carcava settato a scancapirate tesuso cu tutto arrasso, poi se disciatavane senza alluvicione che già sia scuso, poi le strafizze intra casa spostava cade indole chi era dispiettoso facendo a tutte parti uno straviso senza rumore mai con saggio antiso. A fiate erano filibustieri che la casa mentia tutta sconcasso spranteggiava i piatti o i bicchieri senza se senta mai nudo fracasso. L'ucrai la mamma innanzi a dei misteri tre croci se facia con l'occhio a chianto invocando padre, figlio e spirito santo. Questo era lo sciacurdi salentino o scazzamurrieddu o uro o carcaruro o lauro o laurieddu o monaco o monacello, chiamatelo come volete, sempre quello era. A voi. Faccio una canzone da solo, una canzone che ho scritto qualche settimana fa, voglio condividerla con voi. Il titolo può trarre in inganno, è una canzone un po' ironica. Si intitola Lo Manifesto de Muerto, che è un rito qui, no? Almeno per me è un rito. A me gli amici mi piano per festa a San Cesario. Quando mi intono un manifesto de muerto, io a giusta vire ci vedo muerto. Cioè è una cosa più forte di mia, se no. Cioè, se non me la dicevano gli amici miei, giù chiamare Sorma. Prima, quando era viva mia madre, dovevo chiamare mia madre, dovevo chiamare qualcuno. Io quando mi sono manifesto muerto, a giusta vire c'è che ha muerto. Per cui questo rito, diciamo, dello manifesto del muerto mi ha fatto pensare a questa canzone qui. Nobil donna, nobil'uomo, cavaliere o dottore, avvocato, monsignore, ragioniere o professore, non ha giù visto a vita mia tenno muerto con su scritto su furese male carne male lingua e me ne vanto. Quando nasci e vieni a monno non c'è titoli te vantare, e per questo che non c'è te manifesti a impinnire. Quando muori all'oscuro tutti quanti a non sapere te li titoli che alla vita t'hanno fatto un pernacchiare. Quando è fresco un penaviso e la gente se domanda te c'è frate, te c'è figlio, se ascire lo compagna, se stia bueno tutto de paro o peggista malattia, se alla vita affatiato o ci la fatia ne fedia, e na fiata non cristiano sai c'è fece disgraziato, se lo mise sulla porta di giù arredo si agguato, non potico ci passava e lassava lo commento, si pepuro che si è piaciuto cornuto e contento. Poi passavo l'ammaculata zita soa te caruso, i giù un quarto li ha lassata senza manco no preavviso, li partio dello stomaco naturale lo pensieri, mo babbia te l'anculo delinquente puttanieri. O io dico questa storia
ca non serve tempernacchi, cate titoli e de onori, passi la vita uttenguacchi, ca la gente l'interessa, quando spicci a lui che ha avuto, ci si stato puttanieri, o puramente no cornuto, ca la gente l'interessa, quando spicci a lui che ha avuto, ci si stato puttanieri, o puramente no cornuto. Va bene, no? Perfetto, grazie Enzo. E passiamo dai funerali al matrimonio, non da pure. Allora, compagni dei partiti, compagni dei corne all'infinito, e sono cambiati i riti, è aumentata l'esibizione. L'esibizione notavo e straniante avviene anche nei rintocchi delle campane delle chiese, che ormai avete sentito, sembra di stare in una città del Belgio, con queste campane multitonali, hanno zittito le nostre belle campane che avevano una voce. E ci dobbiamo sorbire tutti sti carillon, che io personalmente, nessuno me ne voglia, ma trovo di gusto pessimo, proprio. Scusate, avere il microfono in mano permette di sfogarsi, e non serve il balcone, per favore. Allora, sul matrimonio, che una volta era una cosa un pochino meno cinematografica, che ci dice il poema di Giovanni? E ci mu dire, i matrimoni antichi erano i belli, che a casa se faceva ricevimento con compari, parenti e vicineggi. Dopo un surati con lo sacramento, tutti in cerchio su seggi e banchicetti, passavano lo primo complimento con un dorcetto e il loro soglio rosso, entrano un bicchiarino de gran lusso. Paste secche e liquori poi arrivavano prima verde e poi giallo alla quantiera, i piccini, le mamme li guardavano a musi stritti e con la faccia nera, ma i sia chiude un torce se pigliavano prima te li cacai per bomboniera, mezzo spumone te giallo santoro e oro oro ognuno a casa loro. Ma invece, quando siamo a sposalizzi, non manca che torniamo tutti gretti. Già dei pranzi non sa mai l'inizio, calo Piero e gli ziti tocca aspetti, lo fotografo che porta gli ziti girando a tutte parti e tocca aspetti. Poi musica e ammuzzo, surti e sfizi, primi, secondi, terzi e gli sorbetti, così tanta da roba del cafurchi, e poi non riesci manco a batte curchi. Per non contare poi del che succede in sti cazzo qua dei ristoranti, un cafuggiane c'è cazzo chiede e pigliano infezioni fulminanti, ci per l'ullestarolo la diabete, camute fiate tutti i barcullanti, li portano fuggendo agli ospitali per urgenti lavaggi intestinali. Stai meglio a casa tua con una frisetta, piezzo di fessa, diciano i vecchi nosci. Stai meglio a casa tua con una frisetta, un diavolicchio con un bimbi d'oro e due bicchieri della buttazzetta, capello stomaco su come l'oro. Per sopra tavola una cicuretta, la cesatina a mano per l'undoro, poi quattro passi sotto a un bracchiato e batte curchi bello scuciatato. Giovanni,
e mi ha fatto, si dice adesso, mi ha sbloccato il ricordo, li cacai, i cacai o li candillini, che poi i candellini era una distorsione di cannellini, perché erano fatti con la cannella, e questi confettini che venivano buttati all'uscita degli sposi finivano a terra, i ragazzini facevano a gara a raccoglierli, e quando riuscivi a mangiarli ti riempivi la bocca di cannella. Io sono arrivato dopo secoli, però perché ho attraversato due secoli, a capire perché tengo questa tossicodipendenza da cannella, perché probabilmente questa pasta tipo di, come quella di Proust, mi ritorna in mente questo sapore di cannella degli sposalizi o delle feste. Che passiamo un altro pezzo? Sì, 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 con piacere, noi a disposizione. Naturalmente la ricerca linguistica di Enzo e della compagnia di Giro, purtroppo stasera manca la Marina, che ha avuto un problema con il bimbo piccolo, perché avrebbe portato anche il contributo della musica in lingua greca, cose bellissime, speriamo magari che ci sia la possibilità di farlo. Ma la ricerca loro, la navigazione sulle lingue del Mediterraneo, su De André, sul dialetto di De André, sul De André riportato in dialetto salentino, cioè loro sulla lingua stiamo lavorando tutti, perché abbiamo il dovere della salvaguardia, della tutela, della rinascita di questa lingua, perché c'è il rischio che le lingue materne si perdano, come purtroppo stiamo perdendo il greco, che era una lingua straordinaria che si parlava anche qui a Galatone. Io ricordo la grecità di Galatone, delle chiese, dei sacerdoti, dei documenti che c'erano qui, a due passi da qui, e che purtroppo mi pare anche a causa di qualche incendio, ma c'erano materiali a Iosa, nella ricchissima Galatone dell'epoca bizantina e dell'epoca medievale. Ragazzi, a voi. Sì, grazie professore. Noi ti ringraziamo professore per le parole. Amiamo spaziare nei dialetti dell'area mediterranea. E chi come me, come noi, fa cantautoriato dialettale, io dico che deve tutto a Fabrizio De André, perché Fabrizio De André negli anni Ottanta, soprattutto con la sua opera Creusa de Ma, col suo, secondo me, uno dei suoi più grandi capolavori, dette una svolta ai dialetti. Erano anni in cui la scuola abbiurava i dialetti, in famiglia guai ci parlai in dialetto. Nella televisione, nei mezzi di comunicazione, il dialetto era usato solo nei contesti di quello che oggi chiamiamo trash, nelle avanspettacoli in maniera sguaiata e per niente edificante. Fu Fabrizio De André con il suo Creusa de Ma, sia col genovese ma anche con altre canzoni in gallurese, che è la lingua settentrionale della Sardegna, a dare nobiltà di nuovo ai dialetti. Lo ha detto prima Pinuccio, noi domenica con lo spettacolo su Fabrizio De André saremo nell'atrio del Palazzo Marchesale, però questa sera volevamo farvi ascoltare la Creusa de Ma riportata in dialetto salentino. Creusa de Ma significa mulattiera di mare, strada che scende al mare, questo significa. Le creuse per i genovesi sono queste strade che scendono al mare, le creusette che scendono al mare. E io ne ho fatto un adattamento, non è una traduzione letterale, è un adattamento del testo, lasciando invariato il senso del testo stesso. Diciamo, l'unica differenza è che Fabrizio De André questa canzone evidentemente, ovviamente, l'ha scritta a Genova, e io altrettanto ovviamente l'ho già scritta a Porto Badisco, ecco, cioè voglio dire, cambia solo
lo scenario che si ha di fronte. Gente de mare, facci sfregiati, tre due caviniti a due casciati, a due luna in cielo come una madonna, e la notte carogna, tu curti e giù ancanna, e su sullu giuccio c'è rimasto un oddio, lu diavolo in cielo, lu patrono mio, e tu ramo alla riva, ni su camo tu l'angea, la fontana lu largo, entro la pagliara, e yanda. Ci mangiano e qui gioca a voi l'assati, e quando al porto scendimo lo pesce, fuce nelle caruse, se non si infettisce. Grazie. Bellissima questa operazione di traduzione. Grazie, grazie. Ce l'hanno fatta capire. Sì, sì, ma il senso della canzone è comunque, quando io parlo della scapece della cosa, lui parla dei piatti genovesi, diciamo, è uguale. Cioè, Perfetto. Allora, tra le cose che ci siamo dimenticati per molti anni, e poi qualcuno ha incominciato a riparlarne, poi è caduto da capo il silenzio, poi sono arrivati quelli del giorno dopo che ci hanno spiegato quello che già sapevamo, ma Calatone era un posto dove c'era il fenomeno delle tarantate.
Una cosa che spesso si dimentica è che a Galatina le tarantate non c'erano perché la popolazione era protetta, si diceva, da San Paolo, e quindi a Galatina tarantate non c'erano, però in tutto il circondario c'era il fenomeno dei tarantati e delle tarantate. A Galatina c'erano, e c'era, tant'è che c'è la famosa pizzica di Galatone, ed è una pizzica terapeutica, perché poi si confonde la pizzica d'amore con la pizzica terapeutica, la pizzica dei coltelli, ormai non se ne capisce più niente, tutta pizzica è, va bene. E noi, io ho fatto parte di un gruppo di ricerca in epoca antepizzica. Due secondi fa ne parlavo con Luigi Vaglio, che è stato anche sindaco di Galatone, che faceva parte di un gruppo che si chiamava l'Osteria del Gatto Selvaggio. 1976-77, a occuparsi di pizzica c'era solamente il nuovo canzoniere di calzoniere Greganico Salentino, con il quale questo gruppo aveva qualche contatto, e poi subito dopo venne a Nardò una compagnia di canto popolare. In quegli anni fummo veramente profetici. Questa attività di ricerca poi finì perché non interessava a nessuno. 15 anni dopo a Melpignano successe, poi c'è l'amico Enzo che ce la porta con Melpignano, succede tutto a Melpignano, scoprimo tutto. Poi dico a me, qualcuno pochi anni fa ci ha fatto sapere, come se noi non lo sapessimo, che a Galatone c'era le tarantate e la pizzica. Che ci dici? E infatti passavano da qua le tarantate, dalle piazze, su Scerabai, e de bianco vestute ne le schiantavano le prime fiate brutte de coccia e facci patute. A Galatina venivano portate te finimondo sentose partute. Da noi venivano dal capo di Leuca, da finimondo sentose partute, e Santo Paolo correndo a pregare, che una grazia soltanto lo riaffare. Ma la grazia quei già ne sanate, che già li ha pizzicate la taranta, o nasa cara pinta li ha fatate. E poi trasute alla Cappella Santa, se torciane come un demoniate, che tanta gente faceva e se schianta. Santo Paolo la grazia loro dia, viviane l'acqua e ammediate guariane. Monaci cercantini se vidiane a debuche, monaci cercantini se vidiane le mosanando, pasuli e pisieri, tra le visazze di tutto mentiane pane, olio, farina e sordicerri. Eppure le campagne se faciane cuttine e cofane sugli traineri, girandose casini e massarie allo tempo de lua e le volie. Le mamme nosce diane con lo cuore a di monaci buoni e canosciuti, da tonaca marrone de colore strinta con due cordone nudi nudi, era per tutti una prova d'amore per Gesù e li poveri spruituti. E poi veniva lo monaco dottore, categoria, volendolo signore. Te dove veniva lo monaco dottore? Te Galatone. Allo paese ia una tramanzana che se prestava, ma per buona grazia, con lo manda a chiamare da cristiana a davanti alla Madonna della Grazia. Per qualche malattia fiacca o barzana, per casi estremi o qualche disgrazia, quando per carità a quai venia, alla gente lo cuore mi sebria. Se nulla cura dava risultato, che li dottorizzava nelle mani, come lo male de santo donato, poliomelite o infezioni strane, senza che boia mai è già pagato,
dava conforto a tutte le cristiane e, segnando erbe con pacchi e frumenti, leviava agli malati gli giumenti. E se d'estate l'ucero ci annerire, la mamma rozzula a rembombiciare, lo nunnu Nardo se mentì a piadire, con le vicine pronte a accompagnare, azzate San Giovanni e non dormire, caviciu tre nuveglie camminare, una de acqua, una de viento e una de nutristo un male tempo, sprigulando mudicule de pane, poi le lanzava agli quattro vienti, campena le lanzava con le mani, recitando preghiere commoventi, le nuveglie vidiame più lontane, derlampiciando con troni più lenti. Lo santo a un momento si è antisato e l'uragano già li ha scomagnato. Tanto li santi diano ogni aiuto per tutte le sventure della vita, che le incombenze Dio lo li ha spartuto. Per esempio, se invocava Santa Rita, per i casi impossibili ci ha avuto. E che non diano nulla via d'uscita, a Santo Rocco poi si ricorria per la peste e ogni altra epidemia. Per l'usterico c'era Santo Vito e per i terremoti Sant'Antonio, lo taumaturgo nostro preferito. Contro lo male delle convulsioni, Santo Donato era riverito, che tutti, femmine, grandi e vagnoni, d'ogni paese, vicino e lontano, siano in pellegrinaggio a Montesano. Se zuzzufì arrivavano a milioni, con li coltivi a rischio di stramigno. C'è solo gli zuzzufì, professore. Zuzzufì sono le cavallette, è un grecismo puro. Le cavallette, nel dialetto salentino, sono gli zuzzufì o zuzzufì. Perché siamo greci. Se zuzzufì arrivavano a milioni, con li coltivi a rischio di stramigno o dei campi a zamare e aggressioni, con carestia e terre allo sconcigno, sia che erano divine punizioni o opere triste dello gran maligno, a Alessano ia pronto San Trifone, con ferma ogni malefica invasione. Ma San Trifone stia a Radeu, tra Radeu e Sigiri, la chiesa di San Trifone in piazza Salandra a Nardò era il grande santo che proteggeva dalle invasioni delle cavallette e degli insetti nocivi dell'agricoltura. E per i cannaliri, Santulasi, San Biagio, dialetto salentino, Santulasi, che sotto a noi tenia chiese e cappelle, un culto diffusissimo. Per stomaco e intestino, Sant'Urasimo. San Nicola anzurava le zitelle. Per la potagra e l'anche Sant'Omasi, canificio a Gesù tutte le zelle, tutti i santi tenevano ricchia per la gente, che li pregava semplice e innocente. Oggi invece, con tutto questo progresso, caro Pinuccio, la fede persime e la derligione, noi lo Signore l'imu retrocesso, i protettori li mandammo in pensione, e più di uno stai pure depresso ad assuso, che non più ricerca protezione, che inganna fede simo e rinnegati, e li santi ne hanno abbandonati. La prossima canzone, vabbè, siamo, cerchiamo di mantenerci un po' a tema col professore. Una canzone pure questa, abbastanza, che ho scritto non da molto tempo. Si intitola Fazza a Dio, che più che una parola qui da noi è un marchio antropologico, direi. Cioè io mi ricordo, cioè, stu Fazza a Dio è una cosa che mi rebomba intra lo cerviello, proprio da quando era piccino con nonna, ma con mia madre, Fazza a Dio, era quasi una nenia. E allora mi è venuto in mente di scrivere qualcosa su Fazza a Dio.
Fazza Dio una bella palora, fazza Dio e la terra tu sun nato, ed è gente che non si reota, gente che non si mai ribellato. Fazza Dio e no comandamento, no patire le pene te l'infierno, fazza Dio e no sentimento, cate trase entro lo cuore e entro lo nervo. Fazza Dio prima de mamma, sia che sta entro lo latte della minna, se stampagna entro le cervegge, fazza Dio a quai questa è legge, non la leggi sugli giornali, non bel legge per gli tribunali, qui dregangiano con i governi, fazza Dio sta entro le carni. Fazza Dio e non battezzo, come lo nome te lo puerti arredo, sia campietto tieni in un piezzo, che te face stare cuglieto, e non sai chi è una condanna, chi è vero che è Dio che te la manna, e non sai chi è te non aiuto, o puramente la stappigli in culo. Fazza Dio, ma sto Dio poi ci ede, che face sface come li pare, che decide tormenti e pene, che non sparte mai senso lo pane, sempre di soliti tene a picchiare, sempre di soliti a patire la fame, sempre di soliti alle guerre a uscire, sempre di soliti nel reo dall'entrame. Puro Cristo disse fazza Dio, sopra la croce te tavola inchiuato, e sciate cenno Dio è lutata mio, ma si resate intro, senti asciarrato, poi spiccia la storia e zicca la leggenda, a cicchio iscrie della fine tremenda, e c'è ci scrie che ha resuscitato, dopo tutto quindro che ha passato, fazza Dio non be altro che la storia, e la leggenda ci ota e ci spota, fazza Dio io non lo rinnego, pur un casaccio che hanno bello rimedio, non la leggi sugli giornali, non bel legge per i tribunali, qui dregangiano con i governi, fazza Dio sta entro gli carni. Non te rubare mai figlio mio, fazza Dio, o in mena figlio mio, fazza Dio, lascia stare le cose come stanno figlio mio, fazza Dio, non essere zaccoso figlio mio, fazza Dio, ma ci te la face fare figlio mio, fazza Dio, non le cangi di le cose figlio mio, fazza Dio, te quando munno è munno figlio mio, fazza Dio, cito e non te lamentare figlio mio, fazza Dio. Fazza Dio prima de mamma, sia che sta intro lo latte della minna, se stampagna intro le cervegge, fazza Dio a quai questa è legge, non la leggi sugli giornali, non bel legge per i tribunali, qui dregangiano con i governi, fazza Dio sta intro le carni. Grazie. Riflettevo che tra i grandi cambiamenti che hanno tolto l'identità alle piazze salentine è l'automobile, no? C'è stata questa invasione delle automobili sempre più iniziata lentamente, ci sono fotografie di questa piazza degli anni, dei primi anni 60, dove c'è una fila di macchine su quella parete e poi non c'è più altro, e fino a come l'abbiamo vista fino a una decina d'anni fa è tutta piena di auto. Adesso piano piano, meritoriamente, si stanno confinando da capo le macchine, però le macchine ci hanno cambiato la vita. Di Gerard Rolfs, la Grecia salentina, e mano a mano Mario Marti e Donato Valli, che hanno curato gli studi dei grandi autori dialettali salentini, e abbiamo una grande lingua, abbiamo anche una grande letteratura che non conosciamo, non abbiamo l'orgoglio di essere salentini, non abbiamo l'orgoglio della nostra storia, e forse non abbiamo manco l'orgoglio del nostro futuro. Io sono veramente preoccupato, allarmato per tutto quello che vedo, per il paesaggio salentino,
per le colture che abbiamo perduto senza colpo ferire, per i giovani che vanno via in massa senza che si trovi e si cerchi alcun rimedio. E quindi a volte ci rifugiamo nel passato, quel passato pieno di nostalgia, di ironia, pieno anche di speranza che noi vorremmo tornasse. E quindi un paesaggio che riguarda le macchine dei tempi antichi, dei paesi nostri. Quante codime ia allo sole stise, casciuttate, poi siano incaminate, e taraletti con le firze impise, con due o tre giri e a chiacculo attaccate, o addirittura alle canne mise, prima taritte e poi tutte impiccate. E de padrone, vocchie e pudicini, pizzuliciavane tra le vie e sciardini. Mezzo alle cotime e agli taraletti, ogni tanto passava una trainetta, oppure un serrote con cuccetti, e mano a mano qualche macchinetta, con dintra gente con i doppio petti. La Topolino, ceppa di acaletta, rivara poi bianchina e belvedere, mentre ancora balille erte e nere. Ma poi pure per noi, la gente vascia, lo popolino, pure per noi cangia lo vento, ca non stozzo una sciute e macianino, catando la chiamara 500. La macchinetta per lo popolino, ca fuori per tutti noi in avvenimento, ci a Milano cento e ci a Torino, così ziccamme a abitire mondo, curgendoni noi pure, che erame fessi, che era tonto. Per noi giovani fu una salvazione, sto cazzo del macianino. Passi innanzi ne fece fare tanti, brendo nuove vitute e d'attrazione, con due tipo che a brendo se denanzi, mirare de facia vagnone e buone, che già le cosce delle briane innanti, quando siano settare allo sedire, con l'occhio tuo puntato già a fucile. Ma poi imparare le disgraziate con sbota nel culo, sulla poltrona girandosi a pierno, e con una votaredda fatta a bulu, con l'anchia si ruavano all'interno, facendote restare te cicciolo. Perciò poi sia un tipo più moderno, che ha scoperto d'orribile segreto, gli spurtelli fice abrane tereto. C'è polzone venia du bicchiareggio, che con un'enzi tiene le ribaltate. Voi ricordate la 500? Tenia le polzone ribaltabili, cose incredibili. Lo russo. Che con un'enzi tiene le ribaltavi, facendosi al lettino lo più bello, con la vagnona poi ti accomodavi e suonando un bello campanello, lo cuore sotto e bria e te dia le chiavi. Ah, li vent'anni, la macchina e la zita, entra alle mani l'oro della vita. Andiamo verso la conclusione con un altro pezzo. Tony, pronto? Due pezzi. Un due pezzi. Un due pezzi. Vabbè, niente, canto questa canzone che so che Giovanni, il professore Leuzzi, ci tiene che io la canti ogni volta. Si intitola Estate 78. Ecco, in questa canzone io parlo della piazza di San Cesario, invece non parlo della piazza di Cutrofiano, però ci sono anche, cito anche dei personaggi della piazza di San Cesario, ma io credo, almeno così
per esperienza penso di aver capito che parlo in generale di tutte le piazze in quegli anni. L'ho intitolata Estate 78 perché i ricordi di infanzia si dividono in due tipi di ricordi, no? Quei ricordi che quando dici mi ricordo una cosa come un osenno, no? Quindi quando sei proprio infante e alcune memorie ti ritornano come dei flash da infante. Poi c'è un'età intorno ai 6, 7, 8 anni in cui i ricordi, la memoria inizia a diventare solida, nel senso non è che mi ricordo come un osenno, ma me ricordo. Ecco, l'estate del 1978, diciamo, rispetto alla mia età anagrafica, è l'età in cui ho iniziato ad avere i primi ricordi solidi. E quindi ho scritto questa canzone così. C'è ghiazza imbrunita, de pedra fadiata, una fica in cialucchiamento, mistero de vita, palazzi de signori con il loro blasone, e sutta gli strei, anche a giubedone, li barraggi appierti, pellucce chiamate, la pazza cabigliardo, marici d'estate, padrono e sutta, discussioni de ghiazza, e ci resta all'urmo, con la saccarizza, e giù tre sette, quante discussioni, manco ci sesta, asciugavano milioni, me dichiaro a denari, e meglio ne ammazze, ci sbagli in altra fiata, ranco alle razze, me dichiaro a coppe, e meglio ne a spade, ci sbagli in altra fiata, l'anche spezzate, una guerra de palore, fra cui uno e chi da muerto, e qui gite fuori, se suppavano lo biscotto, e qualche turista arrivava smarrito, dove sono le terme, comba, ha sbagliato, qui stu è de San Cesario, nube Santa Cesaria, per le terme te tocca, nautru picchi de strada, tocca a tiri per maglie, Puciardo e Vidigliano, e vane sempre ritto, non gira per Cerfignano, e sbriga de Caruso, scappa de sta chiazza, lo paese è bello, ma la gente è fiacca, e la Mercedes impellicciata color verde mare, colori degli tedeschi che facciano cacare, alla Svizzera Cipini, una carta in terra, la guardia de zicca, e tendarizza, e manco cospiccia, cuttica già valore, lo pacchetto de messe a cauce de pallone, la guardia a 3-7 con l'usine e quell'assessore, storie ordinarie in giusto meridione, i giocatori a colori, i mondiali in Argentina, la televisione già fuori, la ghiazza china e i vecchi babbati, per già modernità non se facciano capaci, teggia novità, na codici la scienza, grandezza dello signore, valore a bucca, a un'altra generazione, mo che noi ne pensiamo, che sta cangia tutto, ed è storia di quando, lo mondo è mondo, lo buttone e lo giacco, o segna lo lutto, cavaliere di Vittorio Veneto, su sullo manifesto, le firme nan nero, penne intera vita, come un sonno me le ricordo, una fotografia sbiadita, non voglio co giudico, con lingua borghese, erano solo residui de civiltà furese, te tutto sto punto, una sola certezza, i gisaviano ci erano, noi navigamo a vista, poi arrivare ai videogiochi, allo Cesarino Meco, e non ni resemo conto, te lo male cieco, punte lassano soli, nanzi una macchinetta e li ciochi de una fiata, sparera depressa, sicca o cangiare tutto, riva una novaria, la 1000 lire ampocia, era necessaria, la ghiazza con lo cimento e lo monumento moderno, sicca o cangiare tutto, riva l'unfierno, la ghiazza finio, co face la ghiazza, co cerchi fatica, penna menescia, ne disse ragali vecchi, l'eramo abbandonare che te storie noi, l'eramo scurnare, e fu lì che si compì il grande tradimento verso questa terra di sole, di mare e di vento, e queste tre parole, sintesi magistrale, diventarono false come noi, e per turisti a spennare. È dedicata al professore questa che faccio calci tenere, sta canzone. Ne facciamo un'altra? Non la tenimo, non la tenimo, professore, mannaggia, non la. Chiudiamo con una canzone un po'. La tieni? Ah, ci la tieni, la facciamo.
Questa è una canzone a cui ci teniamo particolarmente perché no, non riesco a leggerla lì. No, ne facciamo un'altra così chiudiamo con qualcosa di più no, di più leggero, diciamo, dai. Ritornando sempre a questo mio vizio di riportare alcune canzoni della tradizione della musica italiana d'autore in dialetto salentino. Questa magari la possiamo pure cantare insieme nella parte del ritornello, diciamo. La chiamano bocca di rosa, facia l'amore, facia l'amore. La chiamano bocca di rosa, casubra luli e tu non si riposa. Quando scisa alla stazione del no paese, innanzi surbuse, ne donara tutti quanti, cade mestiere fricia, purpu, ci se diverte, ci se squaria, ci invece la picchia per fatia. Bocca di rosa, stati più certi, lo faccia solo perché mi piacia. Piacere non c'era mai fine quando si trova con qualche bagnone, se c'errava con il domanda ci ed è sposato zitellone. E così tutto te paro, nessuno più la podia cicare, ci se cucchia innanzi marito, mazzi con lo fucile e cigno a sparare. Ma le zitelle dello paese parlano, parlano senza quacchiare, tocca se trova una soluzione, non sapevo proprio ce l'amo fare. Gente se sape com'è, te guda consigli non vi delura, come li preti sopra l'altare te dicono sempre la strada sicura. E così una vecchia zitella rimasta all'urmo per troppo tempo, chiamava raccolta tutte quante e ne spiegavo l'intervento, se uli di giustizia, onore e rispetto, una cosa sulla qua sa fare, alla caserma tocca cusciati con lo maresciallo di parlare. Così le cornute come saiette c'era cottozzano alla caserma, lo maresciallo appena le vinte mi promise mano ferma. Vigili del fuoco e carabinieri, guardia campestri e polizia, c'era tutti da bocca di rosa perché se li hanno portare via. Gli ordini su ordini, oscero acqua tramontana, ma tro giorno con la bazzicca c'era tutti da maleciana. Alla stazione arrivare tutti, piangendo come piccini dell'anno, alla stazione arrivare tutti, come le torture all'acqua vanno, a salutare il rabbè Ravagnona che per qualche mese è stato ierno, gli hanno frescato pure papà Ciccio, scusi dello pace eterno. C'era uno striscione, una scritta gialla, diceva addio bocca di rosa, lui è tu mo spicciato con palla. Citti citti in mezzo alla piazza, ma la voce intanto si è sparsa. Fuciti lassati ogni cosa, sta arriva lo treno con bocca di rosa. Alla stazione te schizzano, tutta la gente con le fiori a mano, ci se la bacia ciola e la tocca, ci se prenota penna botta. Pur l'arciprete si è fissato, tra una missa e una funzione, ni disse cara bocca di rosa, stasera te occhio alla processione. Madonna arredo la banda e bocca di rosa in mezzo la gente, se porta in giro per lo paese l'amore sarra qui giù fedente. Ale, grazie per l'ospitalità, grazie all'associazione Allevante e grazie a tutti voi per l'attenzione. Allora andiamo a concludere, lascio la parola alla fine a Giovanni. Con molto piacere, ricordo solamente che sempre nel programma dell'Estate Galatea, sempre per interessamento dell'Associazione Allevante, mercoledì 19 luglio alle ore 20:30 nel giardino del Palazzo Marchesale, In viaggio con la lanterna magica tra terra, male e cielo di Gianni Trotter, un spettacolo suggestivo e molto particolare, e seguirà il venerdì 21 luglio il passo passo con il cinema d'animazione, come fare corti d'animazione e vivere felici.
e sempre su iniziativa dell'Associazione Allevante, due spettacoli molto particolari. Sapete che l'Associazione Allevante ha sempre quest'occhio sulla didattica e su queste iniziative coinvolgenti. Io ringrazio tutti della presenza, vi ho visti interessati, sono stato contentissimo di questo fatto perché io adoro sia loro musicanti, sia Giovanni con Enzo, c'è una vecchia intesa anche sui tavoli da mangiare. E con Giovanni un amore a prima vista. Qualcuno dicevo prima che a Giovanni bisognerebbe attaccargli i morsetti e illuminerebbe Galatone, tiene un'energia entusiasmante. E dice che sta depresso, immaginate se non lo fosse. Finisce, do la parola a lui. Grazie a tutti, davvero. Io voglio salutarvi perché avevo pensato di leggervi il testo della canzone di Roberto Vantaggiato, che è Vegno, bellissima. Roberto ci manca e ci manca, inutile. Però siccome c'è l'associazione Allevante e noi siamo terra di Levante, anche se voi guardate più ad occidente verso la Calabria, però siamo Levante, vi voglio leggere un sonetto mio inedito, perché tengo purtroppo tante cose inedite, tantissime, che si intitola Profilo te montagne d'Arbania. Sbarcavane a Muzzame l'arbanesi, carcati a sarda su sugli barconi, mascoli, femmane e tanti vagnuni, che ci sa quanti non arrivare all'esi. Così capemme che stiamo sospesi, con le doanche aperte anche a varcuni, tra mondi che se sparano a cannoni, che all'odio e alla violenza s'hanno arresi. Oimena, Dio mio, mare du tanto, quanti tarrassi de guerra hai patuto, tra cristiani e scrutei a contracanto, quanta gente nocente t'hai inghiottuto. Eppure allo Levante è sempre in canto, profilo de montagne, fermo e muto. Le montagne dell'Albania ci guardano, si vedono dall'alto dei nostri palazzi, delle nostre case. Quelle montagne ci guardano, vorrebbero stendere un ponte di pace con il loro profilo fermo e muto, e invece questo mare molto spesso è stato un mare di guerre, di morti, di affondamenti, di povera gente che non è riuscita a migliorare la propria vita. Profilo de montagne d'Arbania. Grazie a tutti ancora. Se qualcuno vuole approfittare del libro e della dedica di Giovanni Leuzzi.